Buonasera, grazie per questa bellissima opportunità di essere qui con voi a Trento. Avete sfidato le intemperie, il vento e adesso ve le pentirete. Vengo da lontano, e questo vengo da lontano non significa che vengo da Roma, ma in qualche modo vengo da lontano nel tempo, nel senso che vorrei rappresentare in questa discussione una cultura che ha, diciamo, 35 secoli, più o meno, e che su questo argomento della purezza ha stabilito delle cose che nella cultura attuale sono praticamente scomparse. Quindi se non si comprende ciò che si è perso per strada, o che forse non si è perso nel mondo ebraico ma si è perso, diciamo, nel mondo occidentale, bisogna dare un pochettino di chiarimenti, e il testo di riferimento è ovviamente la Bibbia. Parlo della Bibbia ebraica, Antico Testamento come viene chiamato. La parola indica la purezza, il puro è Tahor, ed è vicina, per somiglianza linguistica, al concetto della luminosità. Nell'arca di Noè ci doveva essere un albaino che è chiamato Zohar, che è quello che porta la luce. Quindi il primo, c'è qualche cosa nel concetto di purezza, è quello di essere chiaro e luminoso. Quando noi andiamo a vedere la storia di questo termine nel linguaggio biblico, rimaniamo stupiti da quanto siano molteplici e variegati e intrecciati i significati di questo termine. Perché se noi guardiamo, per esempio, l'intero libro dell'Esodo, che è un libro che parla soprattutto di storia, ma poi si dedica alla costruzione del tabernacolo, la parola puro ricorre sistematicamente, ma è associata ad una cosa specifica, ad un'accezione specifica, all'oro puro, oro. E che cosa vuol dire oro puro? Potrebbe significare un oro particolarmente luminoso, oppure un oro che è libero come materiale da scorie di altri metalli meno nobili. E quindi questa prima accezione del concetto di puro è un'accezione che riguarda il metallo. Poi si passa nel Levitico a tutt'altra storia. E nel Levitico noi abbiamo almeno due differenti accezioni che si confondono l'una con l'altra, che creano anche confusioni esegetiche, confusioni di interpretazione, complicazioni molto interessanti dal punto di vista della codificazione delle regole che ne derivano. Esiste il concetto di purità rituale, ed è qualcosa di inesplicabile, che mentre l'oro puro lo possiamo misurare, lo possiamo vagliare, l'oro della, la purezza della persona in senso di purezza, di purità rituale, non la possiamo misurare in alcun modo. E questa purezza rituale significa che esistono delle cose che possono contaminare una persona, ed esistono dei riti che possono riportare la persona alla purezza originaria. E in questo sistema, che è tutto declinato da regole che sono abbastanza incomprensibili, non dico del tutto, ma abbastanza incomprensibili, il livello maggiore, la fonte maggiore di impurità è il cadavere, il corpo senza vita. Se c'è un cadavere in una tenda, tutto ciò che sta dentro la tenda è impuro.
E per liberarsi da queste impurità bisogna fare tutti dei riti di purificazione che in antichità cristiana non esistono più, per cui tutti quanti noi siamo, portiamo addosso questa impurità originale di contatto con il cadavere. E poi esistono altre fonti di impurità e c'è tutta una classificazione. Ci sono alcuni animali che quando sono morti danno impurità. Ci sono delle condizioni fisiologiche e patologiche delle persone legate all'emissione di liquidi collegati con la sessualità. Nella donna la mestruazione, nell'uomo il liquido seminale che esce. Tutto questo sistema è un sistema che è collegato a cose particolari. Cioè, cosa significa essere puro o impuro in questa accezione? Significa che la persona che è impura non può entrare nel luogo sacro, dove per luogo sacro si intende il santuario, il tabernacolo. Se è un sacerdote non può fare le sue funzioni. Se è un sacerdote non può consumare gli alimenti sacri che gli vengono offerti se prima non si purifica. Soltanto chi è sacerdote deve consumare gli alimenti sacri, oppure il pellegrino che deve recarsi al Tempio di Gerusalemme è tenuto ad essere puro. Altrimenti non c'è un obbligo ad essere puri. Per la purità non è, questa purità non è obbligatoria, ti viene addosso inevitabilmente, ti viene addosso nell'uomo e nella donna per motivi fisiologici, te ne liberi, ma non c'è obbligo a rimanere puri. Chi si imposero a un certo punto l'obbligo di rimanere puri, anche in condizioni normali, furono un gruppo di maestri nel secondo secolo prima dell'era cristiana che si imposero questa disciplina di voler essere distaccati dalle cose. Essere distaccati significa parusha, plurale perushim, da cui la parola famosissima e purtroppo famigerata farisei, che godono nella letteratura evangelica della peggiore fama possibile. Ma erano persone che si imponevano una disciplina di controllo della impurità rituale e per questo dovevano necessariamente essere staccati dalle condizioni frequentissime e abituali nelle quali una persona poteva cadere nell'impurità rituale. E probabilmente una reazione a questo tipo di durezza, di autoimposizione, perché non nessuno li obbligava, se li obbligavano loro, che è quella che si legge nei Vangeli e che determina una reazione di protesta che poi la vediamo per esempio nel famoso brano evangelico in cui si parla della lavanda delle mani. Quello è una chiave per comprendere tutta la rivoluzione, il passaggio da un concetto di ritualismo e purità ebraica all'eliminazione nel mondo cristiano. È molto importante perché quello è lo spartiacque. Però per ritornare alla situazione dell'antico mondo ebraico, oltre a questa accensione di purezza che riguarda le persone, il termine puro si va a collegare anche con il problema dell'alimentazione. Cioè ci sono degli animali che possono essere mangiati in quanto puri e degli animali che non possono essere mangiati in quanto non sono puri. Un riferimento a animali puri e impuri esiste già inizialmente nella storia del diluvio universale e ci si chiede che cosa significhi là ai tempi di Noè una classificazione di animali puri e impuri quando la Torah, la legge del Levitico, non era stata ancora data. E su questo ci sono diverse soluzioni possibili, o che si trattasse di qualcosa molto remoto che
che poi passarono nell'ebraismo, oppure che si accennava al fatto che dopo sarebbero diventati nella classificazione rituale ebraica impuri. E quindi a questo punto stiamo a tre significati. Abbiamo visto il significato del metallo puro, abbiamo visto il significato della purità rituale, abbiamo visto degli animali commestibili. Esiste infine una quarta accezione, che è quella che è rimasta nel mondo occidentale, ed è quella della purità o della purezza morale. Crea nel Signore un cuore puro. Il cuore puro che cos'è? Allora qui abbiamo una metafora o non è una metafora? E questa è la questione interessante. La questione interessante è che viene dibattuta sia tra gli studiosi tradizionali dell'ebraismo che dagli studiosi di storia della religione e degli antropologi. Cioè questa polivalenza del significato puro è qualche cosa che è venuto dopo, cioè prima c'era la purità rituale e poi è diventata la purità morale, oppure le due cose sono procedute insieme, o addirittura erano due cose parallele, identiche, gemelle, nel senso che chi è che può presentarsi nel santuario? Una persona pura. E che cosa significa puro? Significa due cose: uno, che non si è contaminato con un cadavere, con un animale impuro, eccetera, eccetera; due, che si comporta bene. A tutti e due è precluso l'ingresso, cioè non vi potete presentare di fronte al Signore se non siete puri. Oppure, questo è un salmo che lo dice, chi ha le mani pulite. Voi sapete, nella politica italiana, operazioni mani pulite, ma chi è che pensa che l'espressione mani pulite è un'espressione biblica? È un'espressione biblica, addirittura nella Genesi, quando Abimelech viene praticamente sospettato di tentato adulterio, lui dice: benicca io cappai, con la pulizia delle mani ho fatto questo, io sono innocente. E allora la pulizia, non la purezza, che è una cosa differente, è segno, è espressione, è metafora della innocenza morale. Allora qui abbiamo tutte queste categorie che viaggiano insieme e che si confondono continuamente già nel vorremmo dire anche ancora nel testo biblico e quanto mai dopo. Cioè abbiamo dei sistemi differenti che sono collegati uno all'altro con dei confini estremamente labili. In tutta questa storia ci sono due percorsi: c'è il percorso morale dal punto di vista, diciamo, dello sviluppo religioso ebraico, c'è il percorso morale nel quale comportarsi bene e quindi essere puro moralmente è un obbligo, e c'è il percorso rituale in cui essere puri ritualmente non è un obbligo, anzi. L'esempio paradossale: il cadavere è la maggiore fonte di impurità. Quando uno ha un cadavere davanti, si deve occupare del cadavere, deve seppellirlo, deve fare tutto ciò che è necessario. Allora, una persona che si comporta bene e adempie al precetto di curare un defunto diventa al massimo dell'impurità. Quindi non c'è rapporto tra morale e impurità rituale, non c'è necessariamente un rapporto. Il rapporto è a livello simbolico. Una persona che è impura dal punto di vista rituale non è una persona negativa, non è una persona che deve essere tacciata dalla società come una persona reietta. È un'altra cosa. Allora, questa dimensione della purezza rituale nell'ebraismo è rimasta per tutta una serie di riti che potremmo chiamare, rispetto a quello che c'era prima, residuali, perché quando esisteva il Tempio di Gerusalemme l'intera religione ebraica era basata sul pellegrinaggio, quindi sulla purità che doveva essere raggiunta per poter entrare nel santuario. Chi oggi va a Gerusalemme e visita
tutta l'area archeologica intorno al monte del Tempio, alla spianata dei templi, che vi potranno vedere che ci sono una quantità numerosa di bagni rituali, perché il pellegrino veniva e doveva bagnarsi nel bagno rituale prima di poter salire, guai se non lo faceva, perché è la Torah stessa che dice che questo è un gravissimo reato. Una volta distrutto il santuario, l'intero sistema è saltato, ma non del tutto, per cui per esempio tutto il sistema del puro, nel senso del lecito da mangiare e non lecito da mangiare, è rimasto, così come è rimasta tutta una serie di limitazioni che riguardano la condizione sia maschile che femminile delle emissioni fisiologiche. Per cui nelle nostre comunità organizzate, uno degli elementi fondamentali che caratterizza la vita, diciamo, rituale ebraica è il bagno rituale. Il cui residuo in una chiesa cattolica è il fonte battesimale, ma il concetto è sempre quello. Il fonte battesimale è una sorta, scusate se faccio l'invasione di campo, vi assorbo, è una sorta di, diciamo, di evoluzione di un simbolo, che il simbolo era quello dell'immersione rituale in una fonte o in un corso d'acqua con determinate caratteristiche. Noi questo concetto di raccolta di acque pure e di purificazione ce l'abbiamo ancora nella nostra vita religiosa. Ora, tutta questa premessa serve per dire che quando voi organizzate un dibattito sulla purezza, voi volevate parlare di morale, io di tutto ho parlato tranne che di questo. Okay. Quindi io, secondo l'intenzione degli organizzatori, sarei completamente fuori tema. Quindi ho voluto spiegare invece di che si tratta. E allora, prendendo alcuni spunti, fatto salvo tutta la discussione sulla qualità rituale, allora in che senso c'è parlare di purezza morale oggi? Ecco, la purezza morale, prima è stata fatta la domanda, non si espone al ridicolo? Sì, effettivamente una persona che pretende di essere, che pretende o che dichiara o che persegue in maniera, diciamo, evidente, esteriore, questo suo desiderio di purezza, è chiaramente una persona di cui, da una parte, la estrema laicità della società, ma dall'altra parte anche un sano buonsenso critico ci invita a diffidare. Sappiamo, ecco, questa espressione esiste in italiano, un bellissimo gioco di parole, questo del duro e puro. Il duro e puro è, in quest'epoca di post-ideologica, in cui sono caduti i sistemi politici, di ideologie politiche che hanno seminato sangue e distruzione nel secolo scorso, ci tiene abbastanza diffidenti. Abbiamo visto a che cosa possono portare queste affermazioni collettive di desiderio di purezza. Esistono dei momenti in cui la società promuove queste affermazioni, e la richiesta di purezza richiama singoli o masse che sono in attesa di sicurezza e anche, perché no, di perfezione spirituale. Questo potrebbe essere, nell'epoca nostra del passaggio di ideologie, potrebbe essere un rischio presente, che però non viene vissuto
sul tema della purezza morale, ma viene vissuto nella maniera peggiore possibile, che è quello della presunta purezza razziale, o quello che si vuole far passare al posto del concetto di razza. Quindi la molteplicità del significato della purezza ci deve imporre una notevole attenzione, perché con questo noi possiamo costruire persone migliori o distruggere interi mondi. E questa è la lezione che ci viene dal secolo scorso. Purezza nel senso di percorso personale e pulizia dal peccato è un discorso ben presente nella tradizione biblica e quella successiva, ma soprattutto nella metafora della pulizia, quando i profeti dicono lavatevi, purificatevi, togliete la malvagità del vostro cuore e cessate di fare del male. E tutte queste sono richiami alla necessità della purificazione dell'individuo. Allora, ogni richiamo a non fare del male, lavati nel senso non perché sei sporco, lavati perché ti devi mondare dalle tue colpe, è un discorso necessario e che tra l'altro implica il fatto che ci si possa metaforicamente purificare dal cattivo comportamento. Cioè, tutto il sistema biblico si basa sul fatto che esiste la possibilità e la necessità del pentimento, così come esiste la possibilità e la necessità del perdono. Quando una persona si è pentita e ha ottenuto il perdono, può metà